c'è per gli altri, che sono una persona di 40 anni che vive da sola e rischia che so, di accendere il gas, l'ha già fatto, si è acceso il gas a casa, l'ha lasciato aperto, tutti questi discorsi qua. E quindi non è in grado di stare da solo a casa, perché cosa si può fare? Cioè viene, non so, ricoverato nel reparto psichiatrico, poi rimandato a casa, cioè visto che non ci sono, benissimo, più strutture come quelle di cui parlava prima, però come può fare? Viene data un'infermiera, cioè una persona che vuole dire soprattutto per se stesso magari? Sì, allora ci sono due discorsi che possiamo fare in merito a questa domanda. Il primo è cosa si fa, cioè quello che avviene oggi attualmente. Il secondo è che cosa si potrebbe fare o si dovrebbe fare. Su cosa si fa attualmente, quello che viene attuato è un trattamento sanitario obbligatorio di solito. Tenete conto che poi anche gran parte dei trattamenti sanitari cosiddetti volontari non sono poi tanto volontari. Cioè, spesso c'è il ricatto, o ti ricoveri di tua volontà o se no ti facciamo ricoverare. E allora la persona dice, vabbè, piuttosto che così, allora, eccetera, eccetera. Spesso questo viene fatto dai familiari o addirittura all'interno dello stesso reparto. Cioè la persona ad esempio viene ricoverata con trattamento sanitario obbligatorio, dopo una settimana gli chiedono, vuole proseguire di sua spontanea volontà il ricovero? Se no, prolunghiamo il trattamento sanitario obbligatorio, se sì allora, cioè tanto resta lì comunque. Ma come può essere prolungato? Di solito non più di 3 settimane. Non gliene frega niente a nessuno, cioè non... Sì, perché partendo dal punto di vista che c'è uno squilibrio biochimico nel cervello, noi adesso gliel'abbiamo rimesso abbastanza a posto, quindi adesso non farà più le cose che fa prima. Se così fosse, se questo fosse vero, noi non avremmo questo problema. Cioè, avremmo di fatto delle persone, come per l'appendicite, che hanno un'infiammazione in un organo, entrano, fanno un intervento chirurgico o non piuttosto una cura con degli antibiotici, escono e non c'è più problema. Il fatto che il problema continui a sussistere è la dimostrazione lampante che quello che viene fatto non è corretto. Ok, cosa si può fare? È un discorso abbastanza complesso e credo che noi ci incontreremo un'altra volta e affronteremo in quell'occasione che cosa si può fare. Se ritengono che il rischio sia talmente continuativo e irrisolubile, quello che possono fare, che fanno, è di interdire la persona. Cioè di fare un procedimento giuridico dove al termine la persona viene dichiarato stabilmente incapace di intendere e di volere, a quel punto non è più responsabile delle proprie azioni e viene nominato un tutore il quale diventa responsabile di quella persona. O la persona va a vivere con il tutore, o la persona viene mandata in qualche istituto non chiamato manicomio, ma chiamato ad esempio residenza sanitaria assistita, RSA o altre sigle di questo genere, dove di fatto si ripetono le stesse logiche del manicomio. Allora, torniamo a noi. Abbiamo questo manuale con questo numero di malattie che aumenta sempre di più. Questo numero di presunte malattie viene esteso ampliando le categorie sociali e i comportamenti etichettabili come malate e malattie. Uno di queste categorie, vi faccio un esempio, altri due esempi che vi aiutano a capire meglio l'assurdità del sistema. Fino a 20 anni fa l'omosessualità era ritenuta una malattia di mente. A un certo punto i gruppi omosessuali e il numero di omosessuali dichiarati nel pianeta è diventato così ampio da assumere un potere politico, da avere un'influenza sociale, da rappresentare un serbatoio di voti.
E a questo punto hanno dovuto fare marcia indietro e dichiarare che l'omosessualità non era più una malattia. Da quel giorno in poi. Da quel giorno in poi. Come se io come medico potessi dire che la malaria, siccome c'è un grande numero di malarici, non è più una malattia. Cioè, capite che siamo al di fuori quindi del concetto di malattia, siamo all'interno di un concetto di etichettamento di comportamenti. Altro esempio è avvenuto 3 anni fa, in una di queste riunioni avevano deciso che il disturbo che sussisterebbe nelle donne nel periodo subito prima e durante le mestruazioni era un disturbo di mente e che quindi tutte le donne umane del pianeta, tutti gli esemplari femmina della specie umana del pianeta erano una volta al mese circa affette per alcuni giorni da una malattia di mente. I movimenti femministi americani hanno naturalmente fatto un bordello, come ha detto qualcuno, su questa decisione e sono tornati indietro su questa decisione. Ma del resto questa cosa però resta per esempio nel nostro codice penale, non so se voi sapete, ma fra coloro che vengono ritenuti incapaci ci sono una volta al mese anche le donne, cioè quindi nel codice di procedura italiano questa cosa, ecco, dico perché. Allora, una categoria sulla quale gli psichiatri si sono particolarmente presi cura in questi ultimi 10 anni è quella dei bambini in età scolare, quindi i bambini delle elementari e delle medie inferiori. In che modo? Descrivendo gran parte di comportamenti che bambini turbati, con problemi di relazioni, eccetera, eccetera, o problemi interpersonali, descrivendo queste cose come malattie. Questa cosa, dato vi ho spiegato come viene distribuito il libro e da quale fonte autorevole arriva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi cade a pioggia su tutto il mondo occidentale. Di conseguenza noi abbiamo una serie di comportamenti dei bambini che, per quello che potevano dire i nostri genitori o si poteva dire nella cultura nostra tradizionale, erano bambini vivaci, bambini disadattati, bambini con problemi familiari, bambini turbati, bambini che avevano subito violenza, non so, tutta questa serie di definizioni, progressivamente, se la strada continuerà in questa direzione, verrà a cadere. Ora, fate attenzione, quando noi definiamo un bambino come disadattato o disturbato o con dei problemi, noi stiamo parlando di problemi, quindi stiamo parlando di qualcosa che è in relazione al bambino ed è in relazione ad altri elementi che circondano il bambino: la famiglia, l'istituzione scolastica, l'insegnante, i compagni del bambino, la condizione sociale ed economica del bambino, il tipo di vita che fa, il luogo dove vive, i momenti di svago e le possibilità che ha, cioè tutta una serie di elementi. Nel momento in cui noi diciamo che quei comportamenti sono dovuti a una malattia di mente, noi estraniamo dal gioco delle parti tutte le altre parti, cioè non c'è più responsabilità da parte del genitore, dell'insegnante, della scuola. Il bambino non è nemmeno lui, tra virgolette, colpevole o meglio responsabile, perché poverino è stato colpito, così come uno può essere colpito dall'influenza, da una malattia di mente che, ahimè, è diffusa, esiste e di conseguenza può colpire i bambini. Ciò che ne consegue è che agli insegnanti viene insegnato a individuare attraverso delle liste di osservazioni di comportamenti
determinate azioni del bambino. L'insegnante non parla nemmeno col bambino, semplicemente compila una specie di scheda, e se dalla scheda risulta che 7 voci su 15 sono eccetera eccetera, l'insegnante dovrebbe chiamare lo psicologo, il quale dovrebbe intervenire, chiamando poi eventualmente lo psichiatra. Tutta la troupe chiamerebbe poi i genitori, ai quali viene spiegato che il bambino è malato di mente, che soffre di questo disturbo, eccetera, eccetera, e la soluzione è, nei paesi più organicisti, tipo gli Stati Uniti, uno psicofarmaco che si inizia a dare al bambino. Nei paesi meno organicisti, come l'Italia, un po' meno psicofarmaci, ma qualche psicofarmaco magari serve, e della psicoterapia sul bambino, eventualmente sui genitori. Sul bambino, eventualmente con i genitori. Ora, questo tipo di meccanismo ha un'importanza fondamentale nella nostra società, perché i bambini sono il futuro della nostra società. Sono coloro che domani condurranno la società, sono gli adulti del domani. Se io creo una cultura che è basata su un concetto di non responsabilità, di non relazione tra le parti, ma su un concetto di malattia che assolve automaticamente le altre parti e persino la parte più direttamente in causa, io ottengo che nessuno è più responsabile di ciò che succede. Le cose accadono perché ci sono delle malattie, e di fronte alle cose che accadono noi possiamo intervenire utilizzando delle droghe. La parola è interessante, in inglese non esiste la parola farmaco, esiste la parola drug, che viene utilizzata indifferentemente per quelle che noi in lingua italiana chiamiamo droghe e per quelli che noi in lingua italiana chiamiamo farmaci. In linguaggio inglese si aggiunge street drug, cioè droghe da strada, ed è più efficace perché dice che sono farmaci o droghe utilizzati di spontanea volontà dalla gente per ottenere degli effetti più o meno piacevoli, mentre gli altri sono utilizzati di solito su prescrizione e non per ottenere effetti particolarmente piacevoli. Allora, cosa succede? Che noi andiamo verso un tipo di cultura, se questo continua, dove qualsiasi comportamento uno avrà che devia dalla norma, e in questa società le leggi, le restrizioni, la sovrappopolazione, una serie di altri problemi fanno in modo che deviare dalla norma diventi sempre più facile. In più c'è una catalogazione sempre più ampia di comportamenti che sono devianti dalla norma. Quindi abbiamo che alla fine non più, non so, il 2% della popolazione è malata di mente, ma il 10%, il 20%, il 30%. Alla fine quasi tutti gli atteggiamenti umani, che non siano quello di stare seduti non troppo fermi perché sennò anche quello diventa una malattia di mente, non troppo agitati perché deve esserci un giusto equilibrio, ma se uno poi è troppo fissato sull'equilibrio anche quello può diventare una malattia di mente. Noi abbiamo che l'intera popolazione del pianeta potrà essere definita come malata di mente, sottoposta a trattamenti. Questo vuol dire normalizzare la società. È un quadro che assomiglia molto al libro Orwell 1984. Ed è una cosa contro la quale stiamo cercando di combattere da molti anni. Il farmaco che negli Stati Uniti è ampiamente diffuso per il disturbo con il quale i bambini più facilmente vengono etichettati si chiama Ritalin. Il disturbo con il quale i bambini vengono più facilmente etichettati si chiama disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività. Lo ripeto per chi prende appunti: disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività. In pratica cosa vuol dire? Che il bambino è poco attento ed è scatenato.
Molti sono i motivi per cui un bambino può essere poco attento e scatenato, può avere dei problemi in famiglia, può non andare d'accordo con l'insegnante. L'insegnante può essere un pessimo insegnante. Il bambino può avere delle carenze relative all'insegnamento di base. Ad esempio, il bambino può non aver compreso bene alcune parole fondamentali della lingua con cui parla. Può non essere in grado di leggere o di seguire abbastanza bene, per cui a un certo punto non segue più. Vi è mai capitato di andare a una conferenza, a un congresso, dove qualcuno inizia a parlare usando parole che voi non capite o esprimendo concetti che non riuscite ad afferrare? Beh, dopo un po' che siete lì, voi non siete più lì. Voi vi annoiate, iniziate a sbadigliare, magari vi muovete sulla sedia o uscite. Il bambino non può uscire e, dato che ha un'energia vitale di solito nettamente superiore alla nostra, inizia a fare casino. O magari possono esserci migliaia di situazioni possibili. Noi tutte queste situazioni non le prendiamo più in considerazione. Il bambino è malato. È una risposta semplice, descritta secondo un modello predefinito, al quale ci si inquadra. Noi siamo riusciti, attraverso una campagna informativa abbastanza pesante, a fare in modo che il Ritalin non venisse diffuso in Italia. Tenete conto che il Ritalin negli Stati Uniti non solo viene distribuito ai bambini, ma è una street drug. Puoi dire magari che cos'è? Che cos'è? Sì. Sì. Allora, è una street drug perché è un derivato delle anfetamine. Quindi è un eccitante particolarmente potente, che viene utilizzato spesso dai tossicodipendenti che vogliono avere un'eccitazione prolungata. Viene utilizzato, come da noi viene utilizzata l'estasi o cose di questo genere, per ballare tutta la notte in discoteca, non lo so, per molti scopi. Sui bambini ha quello che si chiama reverse effect, cioè effetto contrario. Al posto di eccitarli, li seda, li calma. Può causare effetti collaterali notevoli. Ritalin può causare effetti collaterali notevoli che possono arrivare sino a danni neurologici permanenti. Ad esempio, un certo numero di bambini, non molti, uno su 2000, su 3000, a lungo andare può venire colpito da un danno neurologico, cioè da un vero danno. Distruzione di cellule nervose che non ricrescono più. Di conseguenza viene una malattia neurologica che si chiama sindrome di Tourette. Il bambino ha dei tic nervosi continui che non può più controllare. C'è un pezzo del suo di Tourette, è scritto Tourette. Ha questi tic che non riesce più a controllare, che avrà per tutto il resto della vita. Questi tic si accompagnano sia a tic di movimento, sia a tic verbali. Ad esempio, può continuare a dire bottiglia, 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 vorrebbe dire delle altre cose, ma si è instaurato una specie di circuito che lo costringe a ripetere questa parola. Sì, anche l'anfetamina li provoca con molto minor frequenza rispetto al Ritalin. Ok, questo è uno degli effetti collaterali, poi ce ne sono molti altri, ma adesso non ci interessa. Noi siamo riusciti, attraverso una campagna molto forte, a fare in modo che quasi nessuno in Italia volesse prescrivere il Ritalin. Tant'è vero che l'azienda farmaceutica che lo produce e lo distribuisce in tutto il mondo, dall'Italia lo ha ritirato dal mercato perché non lo comprava nessuno. E questo ci sembra un risultato certamente apprezzabile, ma non siamo ancora riusciti a fermare quello che sta avvenendo in molte scuole italiane, e cioè che gli insegnanti abbiano queste liste, guardino i bambini, decidano, scrivano la lista, chiamino lo psicologo, eccetera, eccetera. Pensate che al riguardo ci sono anche dei progetti di legge per aumentare la presenza degli psicologi nelle scuole. Questo
potrebbe rappresentare un vantaggio, ma il vantaggio di di un'aggiunta di un elemento dipende da che cosa fa questo elemento. Cioè, se io aggiungo un elemento che crede nella malattia di mente, crede nel DSM-4 e si mette ad etichettare i bambini nelle scuole, questo non è un vantaggio. Se io aggiungo un elemento che porta discussione, che fa affrontare i problemi, che cerca di capire se l'insegnante è un cattivo insegnante, ma deve averne anche i mezzi per poterlo fare. Deve avere degli strumenti conoscitivi che non vengono insegnati nei corsi di psicologia. Ora, sì. Ma secondo me chiunque esca da un corso di psicologia adesso sono tutti improntati nell'ottica eventuale poi di chiamare uno psichiatra per scrivere lo psicofarmaco, perché io sono contro lo psicofarmaco, cose di questo tipo, però riteniamo che se un bambino per esempio è iperattivo a questi problemi, solo un problema familiare per esempio, perché uno psicologo che fa il suo lavoro come si deve può essere utile, piuttosto che no, visto che se un insegnante è abbastanza insensibile non ci arriva e magari non fa altro che punirlo, segregarlo e accantonarlo. Quindi dalla parte potrebbe essere positivo. Certo, infatti. Però quello che diceva che se uno non è cioè quelli che vengono formati ora sono tutti in... Allora, tenete conto che i corsi di psicologia, cioè l'università di psicologia, ha due tipi di insegnanti sostanzialmente. Uno, psicologi, due, psichiatri. Tenete conto che la maggior parte degli psichiatri, io direi il 90%, che insegnano all'università, sono psichiatri di tipo organicista. Cioè che sono portatori di questo messaggio dello squilibrio biochimico, della malattia, eccetera, eccetera. È chiaro che uno che esce da un corso di 5 anni, dove è stato bombardato per 5 anni di queste cose, magari poi si accorge che non è vero, però insomma non è tanto semplice. Io ho visto alcuni psicologi che si sono laureati anche di recente, che hanno avuto difficoltà all'interno dell'università a portare, ad esempio, una psicologa a Padova una tesi di laurea sulle teorie di Thomas Sacks, nonostante Thomas Sacks sia un nome di fronte al quale anche gli psichiatri organicisti chinano la testa ritenendolo un'autorità. Eppure quella tesi ha avuto grosse difficoltà a essere presentata, il che vuol dire che c'è un ostacolo. Secondo elemento, lo psicologo si trova poi sempre in una condizione di sudditanza nei confronti dello psichiatra. Lo psichiatra è il medico, è colui che ha la conoscenza superiore, è colui che può prescrivere il farmaco. Se voi andrete all'interno delle aziende sanitarie locali, dove ci sono psicologi e ci sono psichiatri, o negli ospedali, vi accorgerete immediatamente di questa sudditanza. Lo psicologo è come una specie di colui che cerca di giostrare con quei pochi strumenti che gli hanno dato e cerca di fare qualcosa, ma poi se c'è lo psichiatra che interviene, per carità, lui si tira indietro. Perché io ho sentito da una ragazza che ha fatto il triennio del servizio sociale, che era andata in un'equipe, in un consultorio, dove c'erano tra l'altro anche lo psichiatra, non so per che motivo, e c'era invece una grossa diatriba tra lo psicologo e lo psichiatra, infatti diceva che era un'equipe abbastanza disomogenea, certo, ci sono... In quanto c'erano... Perché io ho pensato, se in una scuola viene chiamato lo psicologo della scuola, lui non è per forza tenuto... No. Cioè dipende da come si svolge la cosa, non so, io sto sperando che non sia un licenzio, che si è iscritta a psicologia... No, 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 ma allora, lei ha fatto benissimo se le piaceva iscriversi a psicologia. Non è questo il problema è di qual è l'insegnamento attualmente, di qual è la tendenza... diciamo nella stragrande maggioranza dei casi. Poi certamente esistono sia insegnanti di psicologia, sia studenti di psicologia o psicologi che si sono laureati che hanno un'opinione diversa, che cercano di operare diversamente. Però, per quanto ci risulta in Italia, attualmente sono una minoranza, non sono la maggioranza. Di conseguenza, anche se questi temi, grazie anche a un po' di quello che abbiamo fatto anche noi in questi anni, cioè di denuncia dei diritti umani, eccetera, eccetera, sono tornati un po' alla luce e alla ribalta. Allora, no, bisogna dire che ultimamente questa tentazione, quest'utopia che il farmaco sostituisca la parola, sostituisca la psicologa, sostituisca
sostituisca, sia, diciamo così, la mediazione assoluta, no? E che quindi si possa arrivare a una catalogazione di tutti i disturbi e al rispettivo farmaco, no? Cioè, ultimamente diciamo che questo ha avuto una grande... Cioè, c'è stato un periodo, in fin dei conti, di dibattito all'interno della psichiatria negli anni 70-80, dove c'erano gli organicisti, però c'erano anche altre impostazioni, no? Che diciamo non si basavano su questa credenza nella malattia mentale o nella, addirittura nella localizzazione nel cervello del disturbo, e c'era un forte dibattito, anche perché non veniva accettato supinamente questa idea dell'organicismo. Bisogna dire che negli anni 90 c'è stato un grande conformismo che ha preso il sopravvento nella psichiatria e un'assenza di dibattito, un'assenza di dibattito, e almeno per quanto riguarda sia le pubblicazioni sia i dibattiti televisivi, perché ormai sembra che si svolga tutto nello spettacolo, no? E un po' il prevalere di questa mitologia del farmaco, no? Cioè sì, che anche perché tenete... Cioè, se viene chiamata la pillola della felicità il Prozac, cioè, allora c'è qualcosa che non funziona, no? Cioè, perché non era quella felicità di cui noi aspettavamo, di cui stiamo parlando. Ecco, questo un pochettino... Sì, tenete conto che ci sono anche dei motivi ovviamente economici, che sono spesso nella nostra civiltà attuale motivi primari che spingono in questa direzione. Anzitutto è molto più facile, questo lo abbiamo visto, etichettare una persona, dire che la diagnosi è questa, scrivere questo farmaco, e tutto il problema scompare. Non c'è nessuno che viene messo in discussione o che si deve mettere in discussione. In secondo luogo è evidente che l'industria farmaceutica ha tutto il vantaggio ad avere una distribuzione sempre maggiore, un utilizzo sempre maggiore di farmaci. E gli interessi in gioco sono pari a quelli del bilancio dello Stato italiano, per ogni singola azienda. Voi pensate che in Italia si vendono 20 milioni di confezioni, non di pastiglie, di confezioni di Tavor ogni anno. Voi pensate che in America ci sono 6 milioni di persone che utilizzano costantemente il Prozac. Cioè siamo di fronte a numeri talmente elevati che portano ovviamente a uno stravolgimento. Io ricordo una trasmissione condotta da Piero Angela su Rai 1 alcuni anni fa, presente il famoso psichiatra professor Cassano, che è uno dei leader in Italia della psichiatria organicista, uno di coloro che darebbero il Prozac a tutti noi, di quelli che l'elettroshock fa solo bene, bisognerebbe farcelo tutti quanti, eccetera, eccetera, con una trasmissione di un'ora e mezza, da cui praticamente l'ascoltatore, e la TV è un mezzo particolarmente potente, che entra direttamente nelle case delle persone, e se l'ha detto la televisione spesso è vero, l'ascoltatore si ritrovava che effettivamente nella maggior parte dei casi era depresso. Sarebbe stato meglio curarsi e prendere il Prozac o qualche altro antidepressivo. Alla fine, nei titoli di coda finali, c'era "si ringrazia per la sponsorizzazione la Eli Lilly", che è l'industria produttrice del Prozac. È ovvio che chi porta avanti altre idee ha due difficoltà. Primo, non ha il sostegno dei miliardi, delle centinaia, delle migliaia di miliardi di queste industrie. Secondo, sta parlando di qualcosa che è molto più difficile. È molto più difficile mettersi in discussione, è molto più difficile affrontare il problema, è molto più difficile trovare le molteplici cause, le motivazioni e la storia del perché una determinata cosa è successa. È molto più difficile ridiscutere della nostra vita, di quello che facciamo, di come ci comportiamo, eccetera, eccetera. Questo
ci mette in discussione, non è piacevole. Se lo fa veramente non è piacevole. È molto più facile dire disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, Ritalin. E ognuno di noi dorme tranquillo. Questo è esattamente, se ci pensate, quello che fa un tossicodipendente. Perché una persona si droga? Perché è pazzo? Perché...